Ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Radio Casotto, questa è la seconda puntata di una nuova stagione di Song Reader 2.0. Matteo Maioli, anche oggi in vostra compagnia, per parlare anche in questa occasione di artisti di provenienza Made in USA e anche della stessa zona geografica di Tim Buckley, che avete potuto assaporare nella puntata precedente. Il periodo, tra l'altro, è simile anche in questo caso. Ci muoviamo nella seconda metà degli anni 60 e parliamo oggi dei Byrds e in particolare delle loro grandissime canzoni a firma di tutti i componenti della band, nel nucleo storico e diciamo più famoso e affermato, che dura appunto più o meno in questo periodo, forse soprattutto nei primi tre anni che consideriamo, tra 64 e 67. E noi però vogliamo un po' parlare e raccontare canzoni che potete trovare in ordine cronologico negli album Mr. Tambourine Man del 1965, Turn Turn Turn, sempre del 1965, First Dimension dell'anno successivo, Younger Than Yesterday 1967, per poi arrivare negli ultimi anni della decade con The Notorious Byrd Brothers 1968 e Sweetheart of the Rodeo 1968. Concluderemo con una traccia che fu inclusa in un famoso film come colonna sonora di Easy Rider ed estratta in questo caso dall'album The Ballad of Easy Rider del 1969. E rivolgiamo un attimo il nastro brevemente per parlare della band, di come si è formata, una band che ha il suo nucleo principale in Jim McGinn, che è poi l'unico membro che sarà coinvolto in tutti i dischi di questa band e quindi diciamo il principale non frontman, perché tutti i componenti poi hanno avuto la loro parte importante nella storia del gruppo losangelino, ma il membro che ha un pochino mosso le redini della questione dall'inizio alla fine. Diciamo la band ufficialmente finisce nel 73 come nucleo storico, perché c'è appunto questa reunion nell'album Byrds uscito per Asylum, se non che anche negli anni successivi, soprattutto tra fine anni 70 e prima parte degli anni 80, escono ancora delle prove con solo alcuni membri coinvolti, ma questa è, come dire, un'altra storia e successiva. Ma torniamo a questo incontro fra Gene Clark e Jim McGinn, che avviene al Troubadour nell'estate del 64. Nell'occasione Gene Clark ascolta Jim McGinn che riproduce e si ispira a delle canzoni dei Beatles, che era il gruppo che attraeva in particolare i nuovi cantautori, le nuove generazioni musicali anche in America, per la loro popolarità già in quegli anni, a due o tre album realizzati erano il gruppo più importante. Però non si volevano limitare a una bieca imitazione della band di Liverpool, ma visto che comunque c'erano qualità di scrittura da parte dei due artisti, a cui poi si aggiunge, è importante dirlo, David Crosby, iniziano quindi a scrivere canzoni proprie e passano da un nome all'altro. In particolare il primo è stato Jet Set, per poi diventare Beef Eaters, con l'ingresso in formazione della parte ritmica, quindi il bassista Chris Hillman e il batterista Michael Clark. E diventano poi Byrds, anche questo in omaggio ai Beatles, perché volevano creare questo significato di musica che facesse volare in alto l'ascoltatore e allo stesso tempo
proprio come aveva fatto John Lennon, da scarafaggi, Beatles, ha coniato la definizione Beatles in onore anche al genere musicale che stava nascendo in quegli anni, il beat, e loro allo stesso modo hanno reso la I, I in Y, in Y, e per dare anche un tocco misterioso e originale a questo loro nome, come ha detto poi McGinn. E quindi inizia una cavalcata, diciamo irripetibile, che parte giusto appunto con questo album Mr. Tambourine Man, uscito nell'aprile 1965, in cui rifanno la canzone tradizionale di Bob Dylan, che già a quei tempi era visto anche lui come uno dei maggiori geni della musica. Era agli inizi, se vogliamo, però anche la resa di questa canzone nelle sonorità Jingle Jungle, che poi diventeranno super abusate, se vogliamo, negli anni 80, 90, anche ultimamente, rende il pezzo in una nuova luce e diventa uno dei maggiori successi di quegli anni, di classifica, di popolarità, anche a livello di critica, e tanto da diventare un po' la risposta americana agli stessi Beatles che dicevamo prima. È bello però dire che l'album, proprio come i primi dei Beatles, iniziava ad avere anche del materiale originale, e in questo caso il primo dei cantautori a fare parte dei Birds ad emergere è senza dubbio Gene Clark. Detto che gli altri brani di Dylan inseriti in questo album sono Chimes of Freedom, All I Really Want to Do e Spanish Harlem Incident, ce ne sono invece altre che, come dicevamo, sono soprattutto a firma Gene Clark, e una la recitiamo ora, come I Knew I'd Want You, Here Without You, e noi ora invece leggeremo il testo di I Feel All Lot Better, che è stata anche ripresa da tanti artisti, in particolare mi viene in mente il Tom Petty di Full Moon Fever del 1989. Ed ecco quindi per voi, amici di Songreader, il testo di Feel a Whole Lot Better. The reason why, oh I can say, I had to let you baby and ride away. After what you did I can't stay on, and I'll probably feel a whole lot better when you're gone. Maybe for a long time you had to believe that your love was all mine and that's the way it could be. But I didn't know that you were putting me on, and I'll probably feel a whole lot better when you're gone, oh when you're gone. Now I've got to say that it's not like before, and I'm not gonna play your games anymore. After what you did I can't stay on, and I'll probably feel a whole lot better when you're gone, oh when you're gone. La traduzione è abbastanza semplice, è una canzone d'amore in cui Gene Clark mette fine a questa storia travagliata, poi molto indicativa anche della gioventù di quei tempi, e dice: la ragione per cui posso dire che devo lasciarti andare via subito, baby, non posso continuare dopo ciò che mi hai fatto e probabilmente mi sentirò molto meglio quando te ne sarai andata. Per lungo tempo mi hai fatto credere che il tuo amore era tutto per me e così sarebbe stato. Ma non sapevo che stavi fingendo con me. Probabilmente mi sentirò molto meglio quando te ne sarai andato. Ora devo dire che non è come prima e non sarò più la vittima dei tuoi scherzi. Non posso continuare dopo ciò che mi hai fatto. Canzone in cui davvero qualunque giovane poteva immedesimarsi, e che è un po' la faccia della porta accanto che rappresentava Gene Clark all'inizio della sua carriera di autore. E abbiamo detto comunque che l'impegno politico è di farsi portavoce di una nuova gioventù che guardava con tanta rabbia e sgomento quello che succedeva politicamente, socialmente nel mondo. E si avverte forse ancora di più nei testi successivi che andrò a leggervi.
detto quindi che questo album è un grandissimo successo, si va però a un capitolo successivo che in questo caso racconteremo, leggeremo insieme una canzone non scritta dai Birds, ma che comunque vede anche il loro intervento, perché c'è intanto la musica di Turn 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 è opera di Pete Seeger. Le parole sono tratte dall'Ecclesiaste, e anche se possiamo vedere che tutto è personalizzato dai Birds, è molto rivisto. Infatti viene inserita una frase a fine brano che dice: c'è il tempo per la pace, io credo che non sia troppo tardi. Ed è un po' l'emblema proprio della canzone, la frase più significativa. Qui si sottolinea il momento più importante dello scorrere delle cose, della vita umana, quello del bisogno della pace, l'aspirazione dei più, e che da questi deve essere difesa. Uno sforzo per rifiutare di seguire la sua antitesi biblica, la guerra, cercare di tenerla lontana. E nel dicembre del 65 esce questo album con una copertina che lascia il segno, una scritta Birds che suona molto affascinante, in questo sfondo azzurro dove c'è anche la foto del gruppo. E c'è l'occhialetto minuscolo di McGinn, che diventa un po' l'emblema anche in questo caso della band, e il mantello anche verde che indossa Crosby fa vedere questa personalità molto stravagante. E un passo avanti, diciamo, nei confronti del primo disco, sempre in questo folk rock che loro portano al successo, in cui ancora una volta Dylan viene pescato a piene mani nel suo repertorio, anche se ci sono due brani e basta in questo caso, Lay Down Your Weary Tune e The Times They Are Changing, che fa capire bene già dal titolo e dal suo testo dove anche i Birds, come Dylan, vogliono andare a parare. E una versione forse minore di quella del cantautore di Duluth, però, che ha avuto anche in questo caso molto riscontro di classifica e di pubblico. E pensate, c'è anche un rifacimento di Oh Susanna nel disco, Satisfied Mind, però ancora una volta eccellono i pezzi di Gene Clark come Set You Free This Time e The World Turns All Around Here. Ci sono di nuovo pezzi scritti da Jim McGinn, in questo caso quello più famoso forse con David Crosby, Wait and See. E He Was a Friend of Mine è invece molto significativa, perché Jim McGinn la dedica a Kennedy, che lui ricorda come un grande personaggio di quell'epoca, in cui l'assassino non aveva alcun scopo, alcuna ragione. L'azione dell'assassino non aveva senso. Nella città di Dallas, dalla finestra del secondo piano, un uomo armato di fucile lo abbatté. Fu leader della nazione per un tempo così prezioso ed era mio amico. Questo è il testo, parafrasi molto breve, di He Was a Friend of Mine. Ma leggiamo, come abbiamo detto, Turn, Turn, Turn. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die. A time to plant, a time to reap. A time to kill, a time to heal. A time to laugh, a time to weep. Poi si ripete: to everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down. A time to dance, a time to mourn. A time to cast away stones, a time to gather stones together. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sue. A time for love, a time for hate, a time for peace, I swear it's not too late. Per ogni cosa c'è una stagione e un momento, per ogni proposito sotto il cielo. Questo è chiaramente dall'Ecclesiasta. E quello che invece traspare molto è il refrain, dove cambiano tutti i tempi per i Birds: il tempo per nascere, quello per morire, per seminare, per mietere, per uccidere, per guarire, per sorridere, per piangere. C'è un tempo per costruire e uno per distruggere, uno per danzare e quello per portare il lutto.
tempo per gettare via le pietre e anche per raccoglierle insieme. Tempo per amare e per odiare, tempo per la guerra e per la pace, tempo per abbracciarsi e per trattenersi dall'abbraccio. Ma soprattutto c'è un tempo per ricevere e quello per perdere, il tempo per strappare e quello per cucire, il tempo per l'amore e quello per l'odio, il tempo per la pace e io credo non sia troppo tardi. Inutile sottolineare come la canzone diviene un inno ancor più di Mr. Tambourine Man per la band, che però avrà, non si accontenterà di tutti questi successi, di questa carriera che poteva andare un po' già per inerzia, ma spostano la palla ancora più avanti nella loro missione musicale, perché quelli che saranno i brani successivi nelle mie letture saranno ancora più sofisticati, soprattutto musicalmente, e tenderanno anche a spostare la visione in qualcosa di più personale, psichedelico, interiore, e creando dei dischi irripetibili, forse questa tripletta che dicevamo, Fifth Dimension, Younger Than Yesterday e The Notorious B.I.G. Brothers, sono gli album qualitativamente più forti e più significativi della loro produzione, per poi arrivare a capitoli successivi che illustreremo poi a fine trasmissione. E quindi si va velocemente a compiere un salto di qualità con Fifth Dimension e una ricerca musicale davvero impetuosa, perché diciamo c'è probabilmente uno dei primi utilizzi in musica pop rock del sitar. Infatti ricordiamo come la più famosa conferenza stampa dei Birds è stata quella della presentazione del 45 giri 8 Miles High, avvenuta nell'aprile 1966. C'è stato in questo lungo tavolo, dietro quale appunto i membri del complesso, si trova un sitar. C'è David Crosby che è come appisolata sulla chitarra acustica, e poi c'è un registratore a cassette e questo sitar, che è uno strano strumento indiano con una piccola cassa, un lungo braccio e questa infinità di corde che sembravano davvero creare nell'esecutore un mondo alieno e uno strumento dalle infinite possibilità. E precedentemente al loro utilizzo in 8 Miles High c'è da dire che era apparso nell'album Rubber Soul dei Beatles, suonato in Norwegian Wood. Però David Crosby è stato il primo a occuparsene, dopo che ha appunto avuto esperienze di ascolto di musica indiana, lo fa conoscere a George Harrison, che lo introduce in modo massiccio nella produzione musicale dei Beatles. E così si crea un po' questo nuovo sound che i giornalisti chiameranno raga rock, dal sapore d'Oriente, che però mischia anche partiture jazz alla John Coltrane e sitar appunto del maestro indiano Ravi Shankar. Una canzone, questa 8 Miles High, principale nell'economia dell'album Fifth Dimension, ma non unica. Ci sono la title track e Mr. Spaceman, altresì famose, ma ora noi ci occuperemo di questa canzone, che è tanto bello quanto difficile il pezzo, perché non ha fortuna, viene un po' messo al bando, sembra alludere all'utilizzo di sostanze stupefacenti, ad esperienze allucinogene, e quindi non può correre a lungo per la top 10 delle classifiche. Allora, ora leggeremo insieme questa composizione, frutto della collaborazione appunto di Gene Clark, David Crosby e Jim McGinn. Purtroppo Gene Clark abbandonerà però durante le registrazioni, aveva appena lasciato il gruppo, sembra per motivi personali, ma questo perché non era più disposto alla vita da star che loro stavano compiendo, anche per una presunta paura di volare. Era molto stressato dai viaggi, dagli hotel,
anche dagli autografi da firmare, delle interviste, e voleva una situazione da gestire personalmente a livello musicale, e questo fece con dei dischi meravigliosi come No Other, per esempio, ma il disco dallo stesso titolo, un'altra storia sempre molto interessante. E quindi il gruppo, diciamo, resta soprattutto nelle mani di Jim McGinn e di Crosby, che sono protagonisti della scrittura di quasi tutte le canzoni successive. E ci sono brani come What's Happening, Mr. Spaceman, dalla musicalità stupefacente, dove un po' un manifesto della Rickenbacker, questa chitarra che lui suonava in un modo abbastanza rivoluzionario, e tante altre belle canzoni, dicevamo. I See You, una prima versione di Hey Joe famosa, che poi verrà invece portata al successo da Hendrix. Ma occupiamoci, come abbiamo detto, di 8 Miles High, che vuol dire 8 miglia in alto. 8 Miles High, and when you touch down, you'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being their own. Nowhere is the warmth to be found among those afraid of losing their ground. Rain gray town, known for its sound, in places more faces unbound. Around the squares huddled in storms, some laughing, some just shapeless forms. Sidewalk scenes and black limousines, some leaving, some standing alone. 8 miglia in alto. E quando scendi giù, trovi che ti è più estranea che conosciuta. I segnali sulla strada che ti indicano dove stai andando sono da qualche parte, proprio per svolgere il loro ruolo. In nessun luogo c'è il calore che si deve trovare tra quelli che hanno paura di perdere terreno. La città, conosciuta per i suoi rumori, è grigia e piovosa, qua e là pochi volti liberi. Intorno alle piazze ammucchiati in gruppi tumultuosi, qualcuno ride, qualcuno appena ha una forma confusa. Scene da marciapiede e limousine nere, qualcuno vive, qualcuno resta solo. Sembra un po' anche la storia del successo improvviso e di quello che tu vedi dall'alto in basso nella tua posizione. E c'è comunque anche una certa vena, dicevamo, psichedelica, molto interiore, che si trasmette forse ancora di più nella musicalità della canzone, che sembra un tappeto impetuoso, anche davvero travolgente, tra melodia e momenti gezzati a tempi diversi, dispari. Forse il loro capolavoro in musica, mi verrebbe da dire. Ecco che siamo più o meno a metà della nostra storia. E ancora una volta c'è una defezione. Purtroppo anche David Crosby lascerà durante le registrazioni di Younger Than Yesterday, che potrebbe essere definito il loro disco capolavoro. C'è anche una bella scheda da pietra miliare su Onda Rock, che vi consiglio di andare a recuperare. È un disco che ancora di più apre orizzonti musicali nuovi al complesso. 1967, un anno in cui escono i più bei dischi forse della storia della musica intera: Velvet Underground e Nico omonimo, Sgt. Pepper dei Beatles, solo per citare i due più importanti, ma questo Younger Than Yesterday non è da meno. Allora, intanto il titolo viene ancora una volta da una canzone di Dylan che viene inserita nel disco, My Back Pages, resa nella formula Jingle Jangle, Rickenbacker protagonista, ma quelle che vengono più fuori come canzoni sono l'apertura, So You Want to Be a Rock and Roll Star, che in realtà sembra provenire da una registrazione del 65, quindi molto rock and roll come brano e un ritmo latino di base, e oltre alla chitarra solista davvero eccellente c'è la partecipazione di un musicista di colore che è Hugh Musekela alla tromba.
sembra un'amara riflessione comunque della vita impossibile delle star, ispirata al momento magico che stavano vivendo i Monkees. Altri brani però capolavori sono Everybody's Been Burned, definito da questo libro che sto un pochino prendendo come riferimento, Birds, epopea e mito del suono californiano, a firma Raffaele Galli e Pietro Noè, definiscono il pezzo migliore dell'album Everybody's Been Burned, e a firma David Crosby. E ci sono brani anche degli altri autori del gruppo, come Chris Hillman, che rilascia Girl With No Name, e poi c'è una bellissima Thoughts and Words, sempre scritta da lui, e Renaissance Fair la scrivono McGinn e Crosby, che dedicano un po' a quell'atmosfera magica del tempo, del flower power, molto genuino, delle origini. E Have You Seen Her Face sembra proseguire il discorso di Mr. Spaceman, e così anche CTA 102. E però il brano che leggiamo qui insieme è forse il più particolare del gruppo, e molto discusso, Mind Gardens, e, diciamo, un brano che ha diviso i fan, e c'è anche in questo caso la presenza del sitar, come in 8 Mile Sig, un brano che forse fino all'ultimo poteva non essere inserito nell'album, ma che a me ha colpito soprattutto per il suo testo, ancora una volta molto in linea con il tempo storico che stanno vivendo i Birds. E ora la andiamo subito a pescare, e recita così: Once upon a time there was a garden on a high hill, green and bluffing round against the sea. There the sun came and the rain poured down. The garden grew and flourished and spattered hits of color on the ground. And it took shape in symmetry and all of life about. But there came winds, driving and howling. There came snow, and I feared for the garden. So I built a wall, and I built another and roofed it over thick and strong, and kept it from the slings and arrows of outrageous fortune. The killing cold could not get in. And when the sun came in, and the gentle rain of spring, they could not reach the garden behind those walls. It would have died, safely and securely died. But as I watched and as I learned, I tore the walls all down, the garden still lives. Ed ecco la traduzione. Giardini della mente. Un tempo c'era un giardino su di un'alta collina, verde e ripida tutto intorno, di fronte al mare. Vi arrivò il sole e piovve a dirotto. Il giardino crebbe e fiorì, e spruzzò pezzetti di colore sulla terra e prese forma in simmetria con tutta la vita intorno, ma sopraggiunsero i venti, sospinti e lamentosi. Arrivò la neve, e io temetti per il giardino, così costruii un muro, e poi un altro, e lo coprii con un tetto spesso e robusto, e lo protessi dai colpi e dagli strali di un'incerta fortuna. Il freddo mortale non poteva entrarvi. Ma quando tornarono il sole e la gentile pioggia di primavera, non potevano raggiungerlo dietro queste pareti. Sarebbe certamente e sicuramente morto. Così, per quanto osservato e appreso, buttai giù i muri e il giardino continua a vivere. E quindi uno degli ultimi contributi di David Crosby alla band. Ci saranno altri brani a sua firma prima della sua uscita ufficiale, come Lady Friend, che uscirà solo come singolo. E questa clamorosa notizia è stata l'uscita di David Crosby dal gruppo. Ufficialmente McGinn e Hillman gli chiedono di andarsene perché restano insoddisfatti da queste ultime canzoni, e con un suo atteggiamento molto provocatorio in pubblico e discutibile, perché diciamo ce l'ha proprio con tutto l'establishment del sistema americano, e contesta tutti i giganti dell'industria e del tempo, e prende posizione in modo molto eclatante contro la guerra in Vietnam, e diventa un po' un personaggio scomodo nel gruppo. E c'è anche però questa paura di McGinn che David
andrà ad assumere la leadership del complesso stesso. È una trasformazione fisica anche che si nota in Crosby, diciamo, con questi capelli lunghi fino alle spalle, baffi spioventi, e vuole andare ancora oltre all'atteggiamento e all'immagine del resto del gruppo. E poi ci sono anche questi scontri frequenti con McGinn, che vuole portare avanti la tradizione musicale, mentre Crosby vuole andare oltre, dicevamo, con una ricerca molto più pura della musica nella mente dei propri componenti. E poi c'è ancora di più, forse, questo atteggiarsi da leader e factotum e collaborare con molti artisti diversi. Entra per un certo momento anche nei Buffalo Springfield, e proprio da questa band nasceranno i futuri Crosby, Stills, Nash & Young. E questo è, diciamo, naturale proseguimento della carriera, che avrà molto più successo proprio con questa band per quanto riguarda David Crosby, che a detta dei critici, dicevamo, di questo Birds, Epopea, Mito nel suono americano, è una scelta che sbagliano a fare Jim e Chris, perché sì, ritengono di non aver più bisogno di Crosby, ma non si accorgono che lui sta attraversando questa fase preparatoria alla sua migliore ispirazione musicale, e questo verrà fuori prepotentemente proprio collaborando con Stephen Stills e Graham Nash. E c'è quindi un provvisorio ritorno di Gene Clark, questo è fine 1967, ma dura per pochi mesi, quindi i Birds rimangono in tre, e sono Michael Clark, Chris Hillman e Roger McGinn. E Roger McGinn perché, diciamo, ha appena cambiato nome da Jim a Roger, accostandosi a questa religione, tra virgolette, di ispirazione indonesiana, il Subud, che dice che tutta la materia dell'universo è fatta di energia e che l'uomo deve venire a patti con essa per comprendere la realtà. In realtà però anche Michael Clark lascia di lì a poco, e quindi il disco successivo, The Notorious Bird Brothers, vedrà dei componenti storici solo McGinn e Hillman, nonostante Crosby per alcune tracce è presente, come pure Michael Clark. Anche questo Notorious Bird Brothers viaggia su un livello qualitativo superiore, un album di pace, di giudizi, di esplorazioni, di verità, uno dei migliori dischi della musica rock tutta, forte anche di recensioni entusiastiche come quella di Jay Ruby di Jazz and Pop. Il gruppo ha saputo andare oltre al folk rock delle origini, ha saputo sopperire appunto alla perdita di Gene Clark e di David Crosby, che sembravano membri insostituibili e grandi menti compositive senza cui il gruppo non poteva aver futuro. E invece questo The Notorious Bird Brothers si attesta su livelli eccellenti, e verranno estratte da qui altre canzoni molto belle, come Tribal Gathering, come Artificial Energy e quella che andremo a leggere insieme, che è Draft Morning. Qui nel libro viene definita Going Back però la canzone migliore dell'album, la migliore affermazione musicale lirica del mondo dei Birds. Come molti della nostra gioventù, i Birds non vogliono crescere. Il mondo degli adulti è un luogo pieno di odio, dove la gente è raramente capace di amarsi. L'immediatezza e l'ingenuità del mondo dei bambini sono desiderate e consciamente sospirate. Ogni giorno può volare un tappeto magico, un po' di coraggio è ciò di cui abbiamo bisogno. Così prendimi se puoi, io sto tornando indietro. C'è poi l'altra famosissima canzone, Wasn't Born to Follow, che anche quella verrà inserita in Easy Rider, che diremo dopo. E ci sono fra le righe anche influenze come quella di John Cage, di Stockhausen. Ci sono canzoni ancora che guardano all'Odissea dello spazio, come Space Odyssey, similmente a Mr. Paceman. Insomma, un album pieno di cose interessanti. Questa Draft Morning ancora una volta vede la firma di David Crosby, che però non partecipa all'incisione,
e di Roger McGinn e Chris Hillman. C'è ancora un'atmosfera molto fascinosa, l'uso della tromba e soprattutto questo intermezzo di una violenta sparatoria che fa un contrasto netto con la dolcezza della base musicale e che fa da spartiacque fra la pace e la guerra, come dire. Draft Morning recita così: "Sun warm on my face, I hear you down below, moving slow, and it's morning. Take my time this morning, no hurry to learn to kill, and take the wheel from unknown faces. Today was the day for action, leave my bed to kill instead, why should it happen?" Sole caldo sul mio viso, ti sento giù di sotto, che ti muovi lentamente, ed è mattina. Me la prendo comoda stamattina, non ho fretta di imparare ad uccidere e prendere l'ordine da facce sconosciute. Oggi era giorno d'azione, lasciare il mio letto per uccidere invece. Perché dovrebbe accadere? La canzone si traduce come mattina di leva, quindi si parla proprio della guerra in Vietnam. È un pezzo che è molto provocatorio e probabilmente anche per questo David Crosby preferirà scegliere un'altra situazione musicale ideale per lui. Dopo un disco così bello e importante, però nascono ancora una volta dei problemi all'interno della formazione e viene un po' rivoluzionata. In questo caso subentra un personaggio molto importante del country rock dell'epoca e che fa iscrivere proprio il gruppo alla scena, ed è Gram Parsons. Un Gram Parsons che trasforma davvero la band, che si dirige musicalmente verso il country western, che non era ancora stato esplorato dai musicisti rock. È anche un personaggio molto appariscente, molto estroverso, che dal vivo dà il meglio di sé, e proprio per questo la band conosce un successo ancora superiore sui palchi di mezzo mondo. E c'è l'introduzione di strumenti nuovi nel complesso. C'è per esempio questo banjoista, Doug Gillard, e tanta musica viene introdotta nella nuova fase della band e si registra questo disco, Sweetheart of the Rodeo, diciamo frutto della collaborazione proprio di Gram Parsons con i Byrds. È quel disco che più di tutti rappresenta una svolta musicale. C'è la steel guitar che sostituisce la Rickenbacker di McGinn, però ha avuto il merito di aprire proprio le porte alla conoscenza della country music, e che loro distillano in un 33 giri agli appassionati di folk e di rock. Un disco molto discusso, che addirittura doveva uscire come doppio LP e che ha diviso i fan. Da questo disco voglio leggere il testo di una canzone proprio a firma Gram Parsons. In realtà quasi tutte le canzoni sono cover in questo album. E Pretty Boy Floyd, forse quella che viene più conosciuta dal grande pubblico. Ci sono però anche cover di Dylan, ancora una volta, come You Ain't Nowhere. E Pretty Boy Floyd è di Woody Guthrie, quindi pensate quante interpretazioni può aver avuto nella sua vita da pezzo. C'è You Don't Miss Your Water, che ha ripreso ancora Otis Redding. È un disco molto bello, dalle canzoni strepitose, e anche questa Hickory Wind, Vento dell'Oce, non è da meno. Leggiamola. "In South Carolina there's many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb, but now, when I'm lonesome, I always pretend that I'm getting the feel of Hickory Wind. I started out younger and had most everything, all the riches and pleasures. What else can life bring? But it makes me feel better each time it begins, calling me home, Hickory Wind. It's a hard way to find out that trouble is real, in a faraway city with a faraway feel. But it makes me feel better each time it begins, calling me home, Hickory Wind. It's calling me home, Hickory Wind."
Nella Carolina del Sud ci sono molti pini alti. Ricordo la quercia sulla quale eravamo soliti arrampicarci, ma ora, quando sono solo, immagino sempre di sentire il soffio del vento del noce. È duro scoprire che il disagio è reale, in una città molto lontana, in un ambiente molto lontano, ma mi fai sentire meglio ogni volta che comincia a chiamarmi a casa, o vento del noce. Continua a chiamarmi a casa, vento del noce. Cominciato assai giovane, ho avuto quasi ogni cosa, le ricchezze, i piaceri, tutto ciò che può dare la vita. Ma il testo recita, è meglio ogni volta che comincia a chiamarmi a casa, vento del noce. Quindi nulla è così importante della propria casa, della propria famiglia, delle proprie radici. Ed è il tema principe della tradizione del country. E ora arriviamo all'ultimo pezzo di questa nostra storia, chiaramente non esauriente per quanto riguarda i Birds, uno dei complessi più grandi della storia della musica, ma un'ultima parte che comprende proprio questo pezzo, The Ballad of Easy Rider, e che è manifesto di una generazione che stava andando scemando, concludendosi nei propri ideali, e esce nel 69 proprio come la pellicola da cui è estratta Easy Rider. Regia e interpretazione principale di Peter Fonda, coadiuvato da un altro attore grandioso come Dennis Hopper e un giovane Jack Nicholson, che fa un pochino da contraltare alla coppia di personaggi davvero molto originali, molto liberi nella loro esistenza. Questo avvocato che sale un po' con loro nel loro viaggio della speranza, se vogliamo, ma che poi va a concludersi in qualcosa di tragico. Dicono questi critici, a ben vedere Easy Rider potrebbe definirsi come la celebrazione della totale disfatta del cosiddetto mito americano. E ciò senza ombra di sarcasmo o sottile ironia, ma piuttosto con cupa drammaticità, sì da far assurgere il film a una forza vitale capace di evocare concetti e sensazioni di portata rivoluzionaria. In effetti è un'opera rivoluzionaria, da qualsiasi verso la si voglia prendere o analizzare. Costituisce il manifesto della nuova cultura americana che si trasmette nell'immagine, nel dialogo, nel commento sonoro con raffigurazioni di rara potenza espressiva. Già il titolo Agevole Scorribanda in sé è un che di sardonico, mentre il messaggio di libertà che la pellicola interpreta e di cui si fa portatrice è tutto contenuto nelle parole di Jack Nicholson, l'avvocato, quando ricorda la paura della gente non solo a essere diversa, ma a vedere anche la diversità degli altri, che hanno il coraggio di essere liberi e di vivere la propria libertà come un'esperienza di vita unica e irripetibile. Film ancora oggi capace di scuotere animi, risvegliare coscienze e suscitare le emozioni più vive e sincere, con tantissimi meriti. E non faremo qua nell'occasione la storia di questo film, però è davvero un panorama anche musicale importante sul nuovo rock dei 60s, sulla rivoluzione acida californiana e West Coast, quindi anche la vena cantautoriale del periodo, e una prova assolutamente appariscente nella colonna sonora di tutto questo, con Steppenwolf, la band, i Birds. E proprio da questo film è estratta la canzone di Roger McGinn, in quel periodo, Ballad of Easy Rider, con cui concludiamo un po' questa nostra puntata. Il testo recita: The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free. And that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea, flow to the sea. Il fiume corre, corre verso il mare, e dovunque quel fiume vada è lì che voglio stare. Corri, fiume, corri, fa che le tue acque purificano, portami via da questa strada in qualche altra città. Tutto ciò che egli voleva era di essere libero, e in questo modo accadde. Corri fiume, corri verso il mare, fa che le tue acque lavino, portami via da questa strada in qualche altra città. Corri fiume, corri, passa oltre l'ombroso albero. Corri fiume, corri al mare, corri al mare. E
quindi amici di Radio Casotto, grazie per l'ascolto di questa puntata dedicata ai Birds, ai loro migliori testi realizzati tra 1965 e 1969, solo una piccola parte della loro produzione immensa. Vi consiglio di andare a recuperare gli album di cui abbiamo parlato e riscoprire questa band eccezionale e unica. Ciao, ci sentiamo alla prossima edizione di Song Reader 2.0.